facciamo regalo d'autore, un format che si rinnova come ogni anno con grande successo, devo dire. Rinnovata la presenza del rapporto ponte tra Italia e Ungheria, allora vediamo di capire quest'anno quali sono le ragioni che vi hanno portato a rinnovare questo assist di grande cordialità e convivialità per regalo d'autore sotto Natale. Insomma, in questa iniziativa regalo d'autore quest'anno veramente abbiamo ricevuto un regalo dall'iniziativa, che, perché in Ungheria è stata invitata come ospite d'onore di questa iniziativa, e diciamo che la cooperazione Italia e Ungheria nell'enogastronomia abbiamo fatto più volte durante l'anno scorso, durante quest'anno, degustazioni in varie città italiane, e naturalmente il vino italiano, insomma, è molto ben conosciuto in Ungheria. Naturalmente anche le tradizioni artigianali, certo, di Italia in generale, di Made in Italy, ma anche quelle botteghe romane di quale proprio questa iniziativa parla, sono molto ben conosciute, hanno una fama molto buona in Ungheria, ma posso dire che forse in tutto il mondo. Ecco, signor ambasciatore, qui si premia, oltre che questi rapporti di grande amicizia, il prodotto, lei lo ha già accennato, per il vino di grande qualità, l'eccellenza. Come si sposano i prodotti eccellenti ungheresi con quelli italiani, parlando non solo di vino ma anche di altre presenze? Lei ha parlato in particolare di vino e di artigianalità, però sono tante le eccellenze, ricordiamone qualcuna per i nostri amici che ci seguono. No, ma prima di tutto il vino, per esempio, qui stasera abbiamo portato il nostro più famoso vino, il Tokai, che è un passito dolce, naturalmente. Proprio il commercio fra Italia e Ungheria, che dal nostro punto di vista sempre l'Italia è il nostro quinto partner, è non proprio nell'industria, ma proprio nell'artigianato di iniziative, insomma, piccole o medie imprese, e speriamo che anche, diciamo, con qualche eccellenza ungherese possiamo entrare nel mercato italiano nel prossimo. Molto bene, chiudiamo, signor ambasciatore, con uno sguardo al futuro sotto i migliori auspici tra Italia e Ungheria, facendo anche gli auguri a chi ci sta seguendo, proprio i suoi personali auguri. Io vi auguro questo veramente non solo successo, ma anche pace e tranquillità, sia in famiglia sia in generale nelle nostre società. Molto bene, intanto noi la ringraziamo perché lei ogni anno di più migliora con il suo italiano. Come fa? Grazie, molto gentile. Adesso vivo anche qui a Roma, in Italia, naturalmente, spero di non peggiorarlo. Grazie, grazie, molto gentile. Grazie.